lì si va per componenti, e le componenti sono state, diciamo, granitiche. Poi sì, può esserci stata la singola società, magari di una delle tre leghe, A, B o Pro, che magari ha dichiarato una cosa e ne ha fatto un'altra, però insomma mi sembra che a grandi linee il pronostico è stato rispettato, per cui se la matematica non è un'opinione si è arrivati a questa considerazione. Io ho fatto un discorso, c'eravate tutti, penso che sia stato un discorso di buon senso. Adesso sta sia da parte di chi ha perso, ma anche e soprattutto da parte di chi ha vinto, di dimostrare, di cercare appunto di includere gli altri, perché sennò mi sembra sempre complicato trovare una soluzione che di fatto oggi vede, anche se di poco, due blocchi contro il profilo. Questa riforma dei campionati, due sulle retrocessioni, a lei piace di cui si parla? Allora, ho letto su un giornale che diciamo è la madre di tutte le riforme all'interno del mondo del calcio. Non so se questa è la madre, ma sicuramente è un tema. Io penso che se uno si limita a fare un discorso da 3 a 2, senza, diciamo, tutte le dinamiche poi che seguono, sia di natura economica, qualcuno li può chiamare paracadute, sia nei confronti dei campionati a seguire, cioè quello di B e quello di Pro, lascia il tempo che trova, cioè si deve fare un discorso complessivo. Per certi versi, consentitemi di dire, è un discorso come io sto portando avanti, sto pianificando, spero, se ne avrò la possibilità, se avrò la fiducia e se la salute mi assiste, è lo stesso tema che riguarda, diciamo, il mondo delle federazioni, il mondo delle discipline sportive associate, il mondo anche delle nuove, dei nuovi sport che vogliono entrare nel nostro mondo. Cioè, se uno vede una cosa singolarmente si rischia di fare qualcosa di sbagliato, se vedi tutto quanto non dico che non sbagli, ma probabilmente eviti di fare delle cose che poi compromettono tutto il sistema. Ieri il Presidente ha parlato, ha lanciato un'ultima domanda alla Serie A il 15 marzo per esprimere il proprio Presidente. Qualora si andasse oltre, qualcuno ha ipotizzato la possibilità addirittura di un commissariamento della Serie A da parte del CONI, è possibile? No, assolutamente no, perché il CONI non ha nessun tipo di interferenza di vigilanza nei confronti della Lega di Serie A, che è un'associazione privata. Però il CONI ce l'ha nei confronti della Federcalcio, che a sua volta ce l'ha nei confronti della componente della Serie A, che sono due cose diverse, per cui il tema è sotto la responsabilità, la palla è nel campo della federazione e sulla base di quello che farà la federazione il CONI adotterà, diciamo, delle decisioni. Quali possono essere queste decisioni nel caso? Beh, insomma, non si può accettare che c'è una federazione che praticamente ha fatto delle nomine senza logicamente completare con una componente. Ciao, grazie. Mi raccomando stasera. Ciao a tutti.